Allora, che mi risulti non esistono biosimilari per queste indicazioni specifiche, per tante motivazioni. Uno, perché i farmaci utilizzati sono molto spesso delle small molecule e quindi esisteranno dei generici e eventualmente se ne esistono di biotecnologici ancora non esistono biosimilari. In caso affermativo si arriverà al loro utilizzo in modo sistematico, un uso, chi lo sa. No, anche perché è una categoria un po' particolare, perché anche sui farmaci generici utilizzati per prevenire il rigetto, anche l'inserimento della lista di trasparenza e quindi della genericabilità ha posto determinati tipi di problemi, non sempre sono inseriti. Però poi quello che succederà non lo sappiamo.